Camarica e Benvenuta Maura. Voi siete delle artiste espositrici di exhibit fair per Paratissima. I vostri progetti sono visitabili fino al 12 dicembre al primo piano dell'artiglieria. E adesso siamo qui. Raccontateci un po' del vostro percorso artistico, cosa ha rappresentato per voi l'incontro con la pittura. E soprattutto associandola alla vostra carriera, perché avete avuto una carriera molto importante. E raccontateci appunto il vostro percorso. Emozionale, è una scelta strettamente personale, che ha un
costretto a essere interpretato. Essere stati
mi ritrovo anch'io. Molti dei miei scatti li ho fatti lì dove vengo, la Matarazza. Perché a volte mi cucino contemporaneamente.
rispetto al fatto che è figurativo e che la pesante parte del quadro è molto più dettagliata, io non riuscivo a farlo, ma perché era giusto così, esatto. E quindi alla fine anche parlando con il mio maestro, ho detto, ma non devi finire questa parte, non deve finire così. E quindi è stato bello trovarmi anche con un confronto con questo. E quindi anche
messaggio personalissimo, potrebbe non essere un messaggio sociale, potrebbe non essere un messaggio proiettato al futuro, comunque tutto quello che lui può dare. Ed è importante nella misura in cui trova qualcuno di fronte e capisce il suo messaggio. Io mi ritengo sentimentale, quindi io do un messaggio di carattere sentimentale. Ho avuto anche dei qualche carattere sociale, che ho fatto così da me per dare un messaggio in quest'ambito. Quindi è importante l'artista perché l'artista ha una sensibilità esasperata e quindi può cogliere degli aspetti di evoluzione del mondo prima di altri. Però in questo mondo di mercato è più importante l'influenza in questo mondo. Perché l'influenza fa soddisfare queste esigenze che abbiamo tutti, perché nel mercato siamo tutti, di avere immagini e emozioni sempre nuove, senza porsi la domanda ma questo è esteticamente, è bello, è accettabile, è gradevole. Non ci facciamo più questa domanda, ci si fa la domanda, è nuovo. Quando parli con i cateristi, cercano qualcosa di nuovo. E questo secondo me fa scomparire la cultura. C'è molta cultura oggi, se ci sono nuove installazioni, ci sono molti più materiali che vengono usati e quindi c'è anche un concettuale che prende la mente della persona, prende il cuore, perché e poi catturare a un altro livello la persona. Thank you.
continuo a pensare però che alla fine, al di là vero, no, delle stravaganze, di quello che magari colpisce, però alla fine vanno anche, alla fine se un'opera ha un messaggio, se un'opera trasmette, passa al di là di tanti aspetti, sicuramente passa anche tante opere che sono più commercializzate che altro, ma penso che passa, se un'opera ha un valore continuo, un valore arriva comunque va, basta. Poi non so, un ciclo di tempo, ce lo diamo. Però quindi anche la stampa parte di oggi continua a essere rappresentata, un momento che è un momento particolare delle influenze, perché no, perché se le influenze riescono anche a diffondere l'arte, non è, io non trovo che sia necessariamente visto come un aspetto di cultura, solo uno sforzo come dire, un momento. Thank you.
ringrazio, questa chiacchierata è stata davvero, davvero sentita e piacevole. E adesso avremo l'opportunità di vedere l'opera. È in programma estemporanea. Partirete entrambe da un'opera figurativa realizzata da Manica, però ci saranno due percorsi differenti. Infatti, Manica manterrà il colore, la tavola rosa. Invece, Maura si dedicherà alle forme, riprenderà le forme presenti all'interno di quest'opera figurativa e le reinterpreterà a uno scopo. E non sapremo dove andiamo. Soprattutto se sarà felice.
andando?
Grazie.